Riuscire a perdere da questo modestissimo Pescara sia un'impresa titanica, a parte il fatto che il rigore non c'era, infatti l'arbitro non l'ha dato, l'ha dato il pavido giudice di porta, e... ma non lo so, un Pescara modestissimo, un Bologna modestissimo, un Bologna che continua comunque a prendere dei gol. Se riesce a perdere questa partita, ripeto, è una compiuta missione impossibile. Se prescindiamo dalle penalizzazioni, in questo momento il Bologna sarebbe in B, se prescindiamo dalle penalizzazioni, un punto in più della terzultima, considerando però la penalizzazione del Siena. Allora, qui bisognerà però che prima o poi qualcuno faccia un ragionamento: o questa è una squadraccia da ultimi tre o quattro posti, e va bene, ma se invece fosse mai una squadra discretina, e beh, allora c'è un allenatore che quest'anno ne fa di tutti i colori, perché bisognerà un giorno fare un'analisi di quello che ha fatto fino ad oggi Pioli. Poi mi fermo qui perché guardare il Bologna mi mette una grande malinconia.